Questo nasce 17 anni fa, ci siamo conosciuti tutti nello studio di Vittorio Gregotti dove lavoravamo insieme e da lì siamo partiti. Ci interessa più affrontare il progetto per quanto riguarda invece gli aspetti funzionali e poi soprattutto di contesto, dove in realtà la forma è la conseguenza di un ragionamento. Saper fare sempre un'architettura, un progetto che sia attento a ciò che è intorno o che comunque dà le condizioni dell'intorno prenda degli stimoli, prenda delle richieste, degli interrogativi e quindi l'architettura come risposta a queste domande. Ci interessano molto i movimenti artistici legati alle avanguardie di metà del secolo scorso, per cui diciamo dall'astrazionismo geometrico fino al cinetismo. Abbiamo sempre cercato degli spunti, dei ragionamenti su cui poi impostare queste pelli che giocando con la luce diventano proprio questi elementi di musicali, no? Di movimento e anche di mutazione degli edifici stessi. Forse è proprio la mancanza di una cifra stilistica, cioè non voler essere riconoscibile ogni volta con un linguaggio consolidato ed evidente, insomma, associato al nostro ufficio. Di volta in volta il progetto cambia, come dire, assume dimensioni. Forse i riferimenti sono la contaminazione, il contesto, sono elementi comunque di base, ma il risultato deve essere di volta in volta differente. Il tema di Porta Nuova è molto interessante perché si è partiti dall'idea di creare uno spazio pubblico, pedonale, intorno al quale poi si sono inserite delle architetture. Abbiamo pensato che forse in qualche modo di allontanarci da quello che era la nuova architettura che stava nascendo a Porta Nuova, ma di guardare un po' più verso gli edifici che ci sono intorno, quindi riprendere le stesse altezze, cercare in qualche modo di legarsi o di legare la stessa Porta Nuova con la nostra architettura a quella che è la parte della città che è alle spalle di Porta Nuova. Dolce & Gabbana sono stati un committente molto importante per il nostro studio, molto stimolante e molto intelligente, perché loro hanno un'idea molto precisa di quello che rappresenta il loro marchio e la riconoscibilità del loro marchio. Progettato e realizzato degli edifici che fossero esaltanti il loro tipo di moda, spesso molto colorato, spesso molto barocco, spesso ridondante, contrapponendo invece degli edifici dall'architettura molto semplice, molto, molto ricercata, soprattutto nei materiali preziosi, ma trattati in modo sempre molto, molto sobrio e molto semplice. Quindi esatto, gli edifici hanno fatto da sfondo e hanno, come dire, esaltato le caratteristiche del marchio senza però scomparire. L'edificio di Zanuso del Collegio di Milano è molto interessante. Prima che è sconosciuto, quindi è uno tra i meno conosciuti, diciamo, nel panorama milanese, meno visitato, insomma, è vero. E poi perché non è riconoscibile tanto per un linguaggio architettonico quanto più per un'articolazione volumetrica. Non è il fatto che sia una residenza, quindi la necessità di orientare gli alloggi in una certa posizione, quindi l'intervento si sviluppa, si ramifica in un terreno piuttosto ampio, in modo decisamente interessante, guardando ai punti di vista, agli scorci, all'esposizione.
noi ci interessa sempre, ancora una volta, il tema appunto di fare dei progetti che in qualche modo si relazionano a dei contesti, quindi poter intervenire all'estero, in paesi, insomma, a livello internazionale, però con inserendosi in delle situazioni molto caratterizzanti, dove cercare di fare un'architettura non ripetibile o ripetuta, che è quella che è un po' molto caratterizza l'architettura formalista di questi anni, ma un'architettura un po' legata al luogo.